Cari pellegrini, voglio leggervi queste parole tratte dall'Ecclesiastico, l'Ecclesiastico precisamente capitolo 24, dal versetto 14 al versetto 16. Queste parole dell'Ecclesiastico sono inserite nella comune delle feste della Beata Vergine Maria, cioè si parla della sapienza, ma nello stesso tempo si identifica la sapienza con la Vergine Maria. Allora, vediamo un poco di capire il senso di queste parole, perché poi dal senso di queste parole c'è la possibilità di trarre alcune convinzioni, alcune verità fondamentali per la nostra fede e per il nostro apostolato. Le parole dicono così: mi ha creata prima del tempo, fin dal principio, e non verrò meno eternamente. Dunque, qui si parla della sapienza, cioè si parla della verità, si parla della verità cattolica, e la verità cattolica è qualcosa che non è stata creata. Non è che Dio abbia creato la verità cattolica, ma la verità cattolica si identifica con Dio, si identifica con Dio. Quindi attenzione a evitare quello che noi abbiamo spesso detto, di considerare la verità cattolica come un frutto del pensiero o come l'esito di una costruzione ideologica. No, la verità cattolica si identifica con una realtà personale, con, direbbe San Tommaso, con l'es utactus, no? L'essere come atto puro, quindi l'essere non come idea di essere, ma l'essere nella sua realtà personale. E questa verità cattolica, proprio perché si identifica con Dio, non è stata né creata né mai finirà. Sarà sempre eterna. Vedete, mi ha creata prima del tempo, fin dal principio, e non verrò meno eternamente. E poi continuano le parole dell'Ecclesiastico: nella tenda santa, innanzi a lui, ho servito e così mi sono stabilita in Sion. Ugualmente mi ha fatto riposare nella città diletta. Il mio potere è in Gerusalemme. Dunque questa verità cattolica si stabilisce, si esprime non attraverso tutti i popoli, ma si stabilisce attraverso un popolo. Evidente che qui queste parole sono parole anticotestamentarie, cioè sono parole dell'Antico Testamento, per cui c'è questa sorta di, come dire, indicazione, no? Nel popolo ebraico, che di fatto è il popolo che eletto, cioè il popolo che Dio crea non come una forma di privilegio che dovesse eternamente conservarsi, ma come una forma di privilegio strumentale, perché quella elezione del popolo ebraico era un'elezione strumentale alla venuta di quello che sarebbe stato il Redentore, il Salvatore, no? E quindi con nostro Signore Gesù Cristo c'è un passaggio dall'ebraismo al cristianesimo. L'ebraismo è la centralità della cultura ebraica, il cristianesimo è la centralità della persona di Cristo. Tant'è vero che poi ci sono quelle famose parole di San Paolo, ebreo, il quale dice adesso, dopo la conversione, in una sua lettera, non c'è più né giudeo, né greco, né uomo, né donna, né schiavo, né libero, ma tutti sono uno in Cristo. Cioè adesso non è più importante essere ebreo o non essere ebreo, e quindi anche essere circonciso o non essere circonciso, ma l'importante è se si appartiene a Cristo o non si appartiene a Cristo. Quindi dicevamo, mentre nell'Antico Testamento c'è questa identificazione della sapienza col popolo ebraico, ecco, nel Nuovo Testamento la verità cattolica si identifica non con tutti i popoli, e qui per popoli non dobbiamo intendere tanto delle etnie, ma dobbiamo intendere appunto le chiese, no? Le confessioni religiose. E quindi qui si esplicita un concetto, che è il concetto secondo il quale la verità cattolica, anche se adesso affermiamo una frase un po' lapalissiana, la verità cattolica è solamente nella Chiesa cattolica.
solamente nella Chiesa Cattolica. Nella Chiesa Cattolica Apostolica Romana, c'è anche l'identificazione ovviamente di un riferimento culturale, poi qualche volta avremo la possibilità di riprendere quel concetto importante per capire quanto il cristianesimo sia romano e quanto la romanità sia stato uno strumento della provvidenza per facilitare la diffusione e il trionfo del cristianesimo. Poi continuano queste parole e veniamo a conclusione. Mi sono radicata in seno a un popolo celebre, nel dominio del Signore, nella sua eredità, e il mio soggiorno è nell'assemblea dei santi. Dunque, la verità cattolica trionfa totalmente e si può sperimentare, si può godere di questa verità cattolica pienamente nel paradiso. Dunque, tre concetti, queste parole dell'Ecclesiastico nel capitolo 24 esprimono tre concetti importanti. Il primo concetto è che la verità cattolica è qualcosa di eterno, è una verità increata ed è una verità anche eterna che non finirà mai, che non è il frutto di una nostra elucubrazione mentale, né tantomeno un pensiero di Dio, ma è la natura stessa di Dio. Ed è questa, vedete, cari pellegrini, la vera tradizione. La tradizione si identifica con la verità di Dio, con la natura di Dio, con Dio stesso, con Dio stesso. E non è suscettibile di qualsiasi modifica di carattere ideologico, personale, intellettualistico, e dir si voglia. Il secondo concetto è che questa verità cattolica, viene espressa per volere della provvidenza, viene espressa da un solo popolo, in questo caso dal popolo di Dio, in questo caso dalla Chiesa cattolica. Quindi al di fuori della Chiesa cattolica non c'è verità possibile. Non c'è verità possibile. Extra ecclesiam nulla salus, il che ovviamente non significa che colui che dovesse trovarsi in una situazione di ignoranza invincibile, involontaria, al di fuori della Chiesa cattolica, ma intimamente desideroso di conoscere la verità, in questo caso, se si sforza di seguire quelli che sono i dettami della coscienza naturale, può ovviamente salvarsi, ma in questo caso lui, senza saperlo, aderisce, pur non aderendo al corpo della Chiesa, aderisce all'anima della Chiesa. E quindi è sempre la Chiesa come corpo mistico di Cristo che conferisce la salvezza, perché al di fuori della Chiesa cattolica non c'è salvezza possibile. Terza verità che esprimono queste parole è che il godimento pieno di questa verità cattolica sarà solamente nel paradiso. Per cui questo significa che noi, come dice anche San Tommaso, dobbiamo amare la nostra patria, dobbiamo amare la nostra vita terrena e quindi dobbiamo amare anche la nostra patria terrena, però quella che è la vera patria a cui noi dobbiamo veramente anelare è ovviamente la patria del paradiso. Mi sono radicata in seno un popolo celebre nel dominio del Signore, nella sua eredità, e il mio soggiorno è nell'assemblea dei santi. Bene, cari pellegrini, ci diamo appuntamento alla prossima sosta video. Vi ricordo come sempre che Dio è verità, bontà e bellezza.